Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parliamo di una vera e propria regina dei filati, determinata dal carattere forte, un po' anche eccentrico, ma sicuramente con una brillantezza unica. Quest'oggi parliamo del Queen. Analizziamolo nel dettaglio. Vai. Eccolo qui, il nostro Queen, la nostra regina delle fettucce. Si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 180 metri, composta per il 60% cotone e il 40% poliammide, per il quale consigliamo l'utilizzo durante la lavorazione, eccolo qui nel dettaglio, o dei ferri 6-8 oppure dell'uncinetto 5-7. Ecco, guardate, qui potete proprio vedere nel dettaglio come il filato, diciamo in poliammide, si interseca perfettamente con il morbidissimo cotone. Poi con questo effetto brillante davvero vi permetterà di realizzare delle creazioni uniche. Oltretutto è un filato che vi consentirà di realizzare delle creazioni per il quale sicuramente consigliamo il lavaggio a mano ad una temperatura non elevata. Sconsigliamo di candeggiare la creazione e tantomeno di inserirla in un'asciugatrice, ma è possibile invece stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi ed è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Guardatele qui tutte queste meravigliose sfumature che adesso analizziamo nel dettaglio in ogni singola variante di colore. Questa che vedete qui è la variante pesto, eccola qui, dove prediligono sicuramente, come appunto il nome stesso, i colori del verde, ma anche come vedete qui del blu e anche accentuati da queste note, insomma un po' di colore aragosta. Quella che vedete qui invece è la variante kebab, dove prediligono invece i colori del marrone ma anche del grigio, eccoli qui. Questa invece è la variante hamburger, dove prediligono i colori sempre del marrone, ma questa volta alternati ad un bellissimo rosa. E perché no, anche qualche linea di grigio che potete vedere proprio qui. Adesso invece passiamo al donuts e qui vi è una vera e propria esplosione di colori. Qui ci sono, possiamo dire, praticamente tutti i colori. Guardate, dall'arancione al blu al rosa, tutti perfettamente lavorati tra di loro e messi in risalto. E qui invece concludiamo con il blu Java, dove, come il nome stesso già fa capire, prediligono i colori e i toni del blu. Eccoli qui, ma come potete vedere alternati anche ad un bellissimo verde. Wow, una fettuccia davvero incredibile, presenta infatti dei colori meravigliosi proprio perché sono lucidi, brillanti, ma non hanno al loro interno del lurex, quindi una fibra metallica che magari potrebbe non piacere. Sì. E quindi la morbidezza in questo caso è assicurata. Vero, in modo tale che anche chi non ha una particolare propensione proprio verso il lurex, esatto, potrà comunque ottenere lo stesso effetto brillante proprio grazie al Queen. Infatti. E poi le idee assolutamente non mancano. Vero, ce ne sono. Anche perché essendo multicolor dà proprio quel tocco in più agli outfit e quindi potrete anche immaginare di realizzare una tuta pantalone. Perché no? Più particolare, quindi. Ma anche il classico cardigan o Bactus avrà proprio quel tocco in più dato dal multicolor. Vero. Assolutamente, poi scivoloso anche nella lavorazione. Assolutamente sì, molto, le creazioni verranno da sé. Assolutamente. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale. Esatto, e di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!